Gesù è il Signore, è il vostro Signore. Cantiamolo insieme. Gesù è il Signore, alleluia. Alleluia! Vogliamo adorare il Signore. Chiudiamo i nostri occhi in questo momento e così dolcemente continuare a lodare, ad adorare il Signore con tutto il nostro cuore, continuando a cantare inni di lode e di adorazione a Lui. Alleluia!
t'amerò, Signore, ti adorerò, il mio amor per te io proclamerò, ti canterò, Signore, un cantico d'amor, grazie a te. T'amerò, Signore, ti adorerò, Vangelo di Marco, capitolo 16, iniziando dal verso 9. A Dio appartiene tutto l'onore e la gloria, alla nostra ubbidienza, noi rispondiamo. Ora Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve prima a Maria Maddalena, dalla quale aveva scacciato 7 demoni, ed ella andò e l'annunciò a quelli che erano stati con lui, i quali erano afflitti e piangevano. Ma essi, sentendo dire che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. Dopo queste cose apparve in altra forma a 2 di loro che erano in cammino verso la campagna. Anch'essi andarono ad annunziarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Infine apparve agli 11 mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a coloro che lo avevano visto risuscitato. Poi disse loro: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato, ma chi non ha creduto sarà condannato. E questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualcosa di mortifero, non farà loro alcun male. Imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. Il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu portato in cielo e si assise alla destra di Dio. Essi poi se ne andarono a predicare dappertutto,
mentre il Signore operava con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Amen. Io mi chiedo proprio questo amen finale. Mi chiedo, è una curiosità, vero? Non tutti i capitoli e non tutti gli Evangeli finiscono con questo amen, vero? Questo così sia, ma io penso che è più adatto il così è. Questo amen che sta a stabilire che le cose, che ogni cosa, che tutto ciò che è stato scritto è. Perché? Perché Dio è. Dio è stato, qualcuno dirà, no, Dio è, l'ha detto più volte, per me Dio è fuori da ogni tempo, e credo anche per voi. Il tempo appartiene all'essere umano, appartiene a quello che è la realtà, che può essere appunto le regole stabilite nella natura, ma non a caso lui è il Padre eterno, egli è l'Eterno. Amen, gloria al nome del Signore. Bene, questa parola fa riferimento a quello che è stata la risurrezione di Gesù. Gesù, il figlio di Dio, l'unigenito figlio di Dio, Dio lo manda, riprende un corpo di carne attraverso la verginità e la concezione, e soprattutto il parto virginale di Maria, e noi lo confermiamo, non siamo mai usciti lontano fuori da questa dottrina, perché questa è la dottrina antica, sana. Le novità di dottrina non ci interessano per niente, i nuovi pensieri degli uomini non ci interessano, le teologie personalizzate non ci interessano, gli estremismi di dottrina non ci interessano. Noi vogliamo rimanere fedeli nella parola di Dio, così come è stata data, così come è scritta. Un grande uomo di Dio, che è stato uno dei rivoluzionari, possiamo dire, dei secoli passati, diceva sola scrittura, lo diceva in latino, sola scrittura, alleluia. Perché? Fratelli miei, sorelle care, tante cose si dicono. Pensate se questa scrittura, se Dio non avesse lasciato per iscritto la sua volontà, cosa ci sarebbe arrivato, cosa sarebbe giunto oggi, ancora dopo tanti secoli, quante cose non sarebbero per niente arrivate più nella sua originalità. È vero, sono scritte, eppure ogni tanto qualcuno vuol cambiare qualche cosa, vuol cambiare anche l'ordine degli avvenimenti. Noi crediamo, come cristiani, evangelici, biblici, noi crediamo nella infallibile parola di Dio. Alleluia, io credo nell'infallibile parola di Dio. E voi con me, vero? Gloria al nome del Signore. Ecco, anche questo passaggio biblico ci parla della risurrezione di Gesù. E tutta la scrittura è cristocentrica, vero? Il centro della scrittura è Gesù, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Quindi tutta la scrittura ha come centralità quello che è il ministero del Cristo. E Gesù è stato innalzato e glorificato dal Padre, ed è Lui il capo assoluto della Chiesa che gli appartiene, a cui apparteniamo per grazia, non per meriti, anche noi. Amen. Gloria al nome del Signore. Ebbene, erano in afflizione questi discepoli. Questi discepoli hanno visto improvvisamente il loro maestro che gli viene tolto, eppure conoscevano tutto il percorso, quante volte l'abbiamo analizzato, l'abbiamo esaminato. Ricorderete già che nel capitolo 14 dell'Evangelo di Giovanni o San Giovanni, Gesù già aveva preavvisato loro, gli ricordava e ricordava a questi discepoli la sua imminente conclusione di quello che era il suo ministero terreno, che era durato circa 3 anni, vero? E proprio in quell'occasione li vedeva turbati, questo turbamento che nell'essere umano cerchiamo sempre di sconfiggerlo in tante maniere, ma che può essere sconfitto soltanto con la consolazione dello Spirito Santo. Ma lì c'era proprio Gesù presente e doveva dire loro, e ricorderete le parole del Vangelo che comincia così: il vostro cuore non sia
turbato. È umano, è un sentimento, è una condizione più che un sentimento cui siamo sottoposti proprio per quei sentimenti che abbiamo dentro, di quel che ancora molte volte può essere un dispiacere, una condizione, una situazione che può essere gravosa sulla nostra vita. Non ci vuole niente ad avere un turbamento nella vita, è vero? Non ci vuole niente. Poi arrivano i grandi turbamenti che vengono poi da altre situazioni. Ma il Signore diceva, e continua a dire, io credo anche in questo momento, lo può dire anche a me e a voi, il vostro cuore non sia turbato. Perché voi credete in Dio. Crediamo in Dio tutti quanti? Anche quei discepoli credevano, no. Voi credete in Dio? E a quei discepoli diceva, credete anche in me. A noi non c'è bisogno che ce lo chiede, perché noi crediamo tutti quanti in Lui. Vogliamo dirlo a voce alta? Noi crediamo in Gesù Cristo il Signore. Il nostro credere, la nostra fede ne deriva dal fatto che noi abbiamo stabilito che non c'è discorso, non c'è condizione, non c'è situazione che ci può allontanare dal nostro credere in Cristo, perché nulla, niente, nessuno ci separerà dall'amore di Dio in Cristo Gesù il Signore. Amen. Oh, quante volte il mio turbamento viene proprio dal vedere quante cose stanno entrando nella nostra nazione, quante false e false filosofie, false dottrine, falsi insegnamenti, falsi maestri, false e false religioni stanno invadendo la nostra nazione. Poche ore fa, probabilmente, soltanto poche ore fa, stavo soltanto dando uno scorcio su uno dei canali nostri nazionali e vedevo i grandi maestri dell'Oriente che avevano tutto lo spazio per mostrare tutte le virtù di qualche cosa che molti considerano soltanto e considerano un esercizio mentale per la buona salute, e ci sono dietro a queste filosofie, a queste pratiche, c'è la realtà di spiriti e spiriti dell'inferno. Li vedono tutti i santoni, tutti i buoni, i maestri, le varie attività, i vari movimenti, le varie cose, e questo turba il nostro cuore, è vero? Turba. E questo spazio lo trovano sui canali nazionali, questo spazio lo si trova sui canali più importanti, e noi, è vero, non siamo niente e nessuno socialmente, umanamente, noi predichiamo il messaggio di Cristo e dobbiamo solo ringraziare il Signore se ancora abbiamo la possibilità attraverso questi canali privati e con grandi sacrifici di tutti quanti di poter annunziare e predicare la verità dell'Evangelo, che è Cristo Gesù in una nazione che si dice cristiana. Mi direte, stai uscendo dal tema? No, sto uscendo, poi rientriamo. È soltanto quello che è una realtà, che bisogna anche dirla a coloro che ci ascoltano. Quando si tratta di suscitare uno scandalo e di parlare contro gli evangelici, i pentecostali, poi in modo particolare, facendo un'erba, un fascio, mettendo di qua e mettendo di là, si fa subito anche sui canali importanti. Anzi, solo sui canali importanti. Voglia il Signore avere misericordia di questa nazione, e che il vento dello Spirito possa soffiare su questa nazione, il vento dello Spirito Santo, perché anche coloro che permettono certe cose e non lo permettono quelle che dovrebbero permettere, hanno la loro responsabilità davanti alla presenza di Dio. Il vostro cuore non sia turbato. Beh, noi cerchiamo sempre di non turbarci e cerchiamo sempre di attenerci. Perché? Perché ecco, noi stiamo predicando Gesù crocifisso, ma Gesù risuscitato, Gesù risorto. Egli risuscitò. Lo vogliamo dire insieme? Risuscitò. Alleluia. E quando risuscitò? Risuscitò il terzo giorno, vero? E la prima che vide Gesù risuscitato è stata quella che era ritenuta la donna più indegna, una donna che aveva commesso le sue malefatte, ma le aveva commesse perché era posseduta, dice la scrittura, da 7 demoni. E molti sorridono davanti a questo, demoni, l'ha detto Gesù, mica lo sto dicendo Nemo Cristallo.
lo disse Gesù e la liberò Gesù a suo tempo. Sette demoni, e sette demoni che la possedevano, gli facevano fare quelle cose che lei probabilmente non avrebbe nemmeno pensato di fare. Questo ci dice che tanta gente che fa certe cose non è mica vero, poi che è tutta fantasia, è tutta psicologia. Bisogna saper distinguere, bisogna avere la saggezza di saper distinguere le cose psicologiche dalle cose spirituali, vero? Gloria al Signore. Chi conosce la Scrittura, chi legge la parola di Dio, non è ignorante di queste cose. E noi ringraziamo il Signore perché da tanti anni il Dio ci dà da sperimentare in maniera pratica quello che sono le realtà della vita umana e della vita spirituale, del mondo spirituale, quello che è chiamato la quarta dimensione, che può essere positiva o negativa. È vero, questa è terminologia umana, la quarta dimensione, ma sta a intendere la dimensione che esce da quella che è la normale. Gloria al nome del Signore. Torniamo ai nostri fratelli, discepoli, i quali, non preavvisati e tutto, Gesù compie il suo ministero sulla croce, dice la frase più importante dell'universo. Ho detto bene? Qual è la frase? Tutto è compiuto. Non c'è nessun altro che doveva compiere qualche cosa. Ha fatto tutto lui perché lui doveva farlo e lui solo poteva farlo. Alleluia, e lui l'ha fatto e vale per sempre. Non c'è chi la deve fare un'altra volta al posto suo. Gloria al Signore, tutto è compiuto. Ebbene, naturalmente l'afflizione della carne, un distacco. Tre anni stare insieme al Maestro e quei discepoli, a buona parte c'è stato quasi tutti i giorni, tutti i momenti, vicino al Maestro, vero? Ci si affeziona e non soltanto poi avere la tranquillità, la sicurezza di avere un maestro che poi pensava a tutti i loro bisogni, le loro necessità. Questa scuola biblica, possiamo chiamarla così, itinerante, che il Signore li portava appresso, non c'erano locali, non c'erano cattedre, non c'erano banchi, questa avveniva magari o in riva al mare, o poteva avvenire su una collinetta o su una montagna, montagne della terra di Israele sono molto piccole, sono collinette, gloria al nome del Signore, almeno la maggior parte, e Gesù era con loro, quindi tre anni con loro, Gesù provvedeva loro, ha provveduto loro, hanno visto il miracolo, e i miracoli, quando ne hanno visti? Hanno mangiato del pane che non sapevano da dove veniva, è vero, insieme agli altri, anzi l'hanno distribuito, hanno visto i ciechi recuperare la vista, hanno visto alcuni morti, qualche morto risuscitare, hanno visto tanti altri miracoli di tanto genere, ma soprattutto io immagino che nella presenza di Cristo come deve essere bello, è già bello quando noi parliamo di Lui e siamo nella comunione. E godiamo e gustiamo questa comunione, vero? Questa comunione che non è l'ostia, quella è un'altra cosa, la comunione è proprio questa unione comune, questo pari consentimento, questo pensiero che diventa unico. E qual è il pensiero? Gesù è qui, con noi, è anche lì, nella tua casa, alleluia, perché chiunque in questo momento sta e sta con noi, meditando sulla parola, e ricevendo questa parola in comunione, vero? Ovunque ci si troviamo, gloria al nome del Signore. Già è meraviglioso per noi tutto questo, ma pensate per quegli intimi, per quei primi a trovarsi proprio tutti i giorni a contatto proprio fisico col Signore, vero? Poterlo vedere, sentire la sua voce, anche se si trattava di Gesù uomo, Gesù vero uomo, poi era anche Gesù vero Dio, lo è ancora, lo è. Ma poi noterete che nell'Apocalisse lo stesso Giovanni non riconosce più il Gesù che è tornato ad essere quello che era, perché anche quelli che sono i segni che, diciamolo, contrastinguevano, i segni somatici, erano completamente cambiati, gloria al nome del Signore, perché? Perché lì era simile nella carne a uno dei tanti figli di Israele, gloria al Signore, poi è tornato, come dice questa stessa parola che abbiamo meditato, alla destra del Padre, nella sua gloria. Ma intanto questi sono afflitti, stanno lì, aspettano, e cosa aspettano? Stanno tutti afflitti, ed ecco che Maria Maddalena è la prima che va e dice,
Gesù è risorto. Erano afflitti costoro. Una notizia più bella di questa? Ci poteva mai essere? Poteva essere mai recapitato loro una notizia più bella di questa? Ma la scrittura dice che essi non credettero a Maria Maddalena. E poi ricorderete i due che li conosciamo per il racconto biblico, dei due che vanno sulla via del castello di Emmaus, i quali poi già se ne vanno che è, diciamo pure, al tramontare del sole, e nei tempi che furono non si mette in viaggio quando il sole se n'è andato, ma essi dopo aver incontrato Gesù per strada, che li ammaestrava, erano anche loro turbati, e Gesù cominciò a dire: ma perché siete così turbati, perché siete così raccapricciati? Ebbene, tu solo non sai, lo ripresero quasi, vero? Tu solo non sai che noi avevamo il Maestro Gesù, il quale è vero che qualcuno ha detto, e Gesù dovette spiegargli tutte e tutte le scritture che lo riguardavano, vero? E al che poi, quando essi dissero: Signore, rimani con noi perché si fa sera, egli accettò di entrare in quel umile luogo dove era previsto, diciamo, la loro ospitalità, e avevano un po' di pane. Gesù prese il pane, nel momento che spezzò il pane lo riconobbe, si alzarono. Adesso il turbamento quelli non ce l'avevano più, anche Maria Maddalena non era più turbata. Tornò, e dalla scrittura ci dice che anche quei due che tornarono e che confermarono che Gesù era risorto non li credettero. Ma noi ci spieghiamo, com'è possibile? Mi direte: com'è possibile fra fratelli? E qua parliamo di un popolo che sono già una chiesa, cioè in pratica sono quelli che formano la chiesa del primo periodo del Nuovo Testamento, è vero? Come si fa fra fratelli a non credersi? E poi una notizia così bella, così importante, e poi dove è andata a finire tutta quella conoscenza del fatto biblico, degli avvenimenti? Dove è andato a finire tutto l'ammaestramento? Dove sono andate a finire tutte le realtà che hanno sempre conosciuto? Come si può fare a dimenticare tutte queste cose? Forse avevano bisogno un po' di fosforo questi i nostri fratelli primitivi. Io vedo che tante cose le dimentichiamo anche noi, mentre recepiamo e riceviamo le cose grandi di Dio, mentre siamo oggetto di grandi benedizioni, quando il Signore parla alla nostra vita e ci riempie il cuore, quando nonostante riceviamo una parola abbondante, insegnamenti che rimangono, dovrebbero rimanere nel nostro cuore, rimangono nel nostro cuore, ma se ne vanno via dalla nostra mente. E allora una conclusione credo logica la dovremo anche tirare. È l'essere umano che è fatto così. Come possiamo spiegarci differentemente? Scusatemi, sono stati insieme, si conoscono, sono fratelli, si stimano, si vogliono bene. Gesù ha insegnato loro: in verità, vi dico. Poi non si credono l'uno all'altro. E poi si critica Tommaso, che a suo tempo, erano tutti in un certo qual modo nella condizione di Tommaso, al di là della dichiarazione eclatante di Tommaso, che poi abbiamo trovato e troviamo tanti modi di interpretare la cosa, c'è chi di Tommaso dice non ha creduto perché la gioia era troppo grande. A me non mi convince tutto questo, perdonatemi. Una gioia troppo grande non mi fa credere. Mi sembra questa proprio, mi sembra una piccola scusa banale di una umanità, di una carnalità. Sì, è vero che c'è l'espressione io non credo ai miei occhi, vero? Si usa questo, però io credo al mio cuore. Non credo ai miei occhi, ma credo al mio cuore, vero? Anche perché quando ci troviamo nella realtà spirituale non è tanto quello che vediamo con gli occhi, non è tanto quello che possiamo ancora recepire su quello che è la nostra pelle. La realtà della presenza di Dio, dove l'avvertiamo, fratelli miei, sorelle care, amici miei? Dove l'avvertiamo? L'avvertiamo
nello spirito. Noi diciamo cuore, abbiamo spiegato 100.000 volte che il termine cuore biblicamente intende lo spirito dell'uomo. Gloria al Signore, perché lo spirito dell'uomo è visitato, è in comunione, è una realtà, è tutta una realtà dell'uomo rigenerato con lo Spirito Santo di Dio. Vogliamo dare gloria a Dio insieme? Alleluia! È importante dare gloria a Dio, darla prima con quello che è il sentimento interiore, darlo anche con le nostre labbra. È importante glorificare il nome del Signore. D'altronde ci chiede soltanto questo, vero? Ci chiede soltanto di tributargli e attribuirgli quella gloria che gli appartiene e ci chiede la nostra obbedienza. Questo è tutto quello che chiede il nostro Dio, il nostro Signore da noi. È vero? Gloria all'Eterno. Ebbene, poi deve comparire Gesù per dire loro e per dire le stesse parole che in certo qual modo aveva detto ai due discepoli che si trovavano in cammino sulla via di Emmaus quando gli è comparso vicino. E li chiama insensibili, insensati. Ma com'è? Siete freddi, il vostro cuore non recepisce quello che... Ebbene, come fate? Fate voi stessi, non vi credete? È una cosa bruttina, vero? Voi vi credete fra voi, sì? Vi credete fra delle strade fra voi? Io posso dirvi solo una cosa, che il fratello che dice in verità e la sorella che dice in verità meritano di essere credute. Salva l'eccezione che dicendo in verità si scopre una bugia e non sarà creduto per tutta la vita. E questa è una realtà della nostra vita. Quante volte abbiamo dovuto sperimentare fratelli che dicono le bugiette, le mezze bugie, le piccole bugie. Ma poi la bugia a fin del bene non esiste. La menzogna è dal diavolo, sempre. Non ci sono le buone bugie. Qualcuno cerca di indorare la pillola in questo, Qualcuno cerca le cose più strane per dire, ma qualche volta è necessario dire la bugia. Beh, io ho cercato sempre di non dirle, ma qualche volta che ci ho provato mi è venuto veramente male, ve lo garantisco. E vi parlo e di tempi passati, e vi parlo anche quando le bugie dicono gli altri e ci vorrebbero far entrare nella bugia. Ma anche in questo c'è un insegnamento che vogliamo ritenere. I figli di Dio sono figliuoli di verità. Siamo figliuoli di verità. Perché? Perché Gesù è la via, la verità e la vita. Amen. E nonostante tutto, vedete, questi discepoli fra di loro stessi non hanno creduto. E Gesù li riprende, e come dice la scrittura, li riprende duramente, e ha parole abbastanza pesanti in questa ragione, e dice, quando agli undici erano a tavola, li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a coloro che lo avevano visto risuscitato. Beh, è grave tutto questo, vero? Che voglia il Signore mettere nel cuore di tanti di non essere sempre sospettosi. Molti non realizzano la realtà del Vangelo, la concretizzazione di un Cristo presente nella propria vita. E sapete perché non lo realizzano? Perché sono sospettosi, si aspettano sempre che ci sia qualche cosa. Come italiani poi siamo particolarmente sospettosi, noi sospettiamo di tutto. Abbiamo avuto delle bugiardure, è vero, indubbiamente nella vita. Come popolo italiano siamo un popolo intelligentissimo, ma siamo anche un popolo troppo furbo, e purtroppo i furbi ne sono troppo assai. Io credo che difficilmente nel popolo italiano ci sono quelli che non sono furbi, e questa furbizia alla fine ci mette in condizione, è molto triste, tante volte siamo sospettosi anche delle cose di cui non dovremmo sospettare. Ma d'altronde tutto quello che c'è intorno ha una realtà culturale di questo genere. La nostra stessa legge, quando uno è sospettato deve dimostrare, è ritenuto colpevole finché non dimostra di essere innocente, all'opposto di altre realtà estere dove uno è innocente fin quando non si trovano le prove di colpevolezza. Fa parte proprio della nostra cultura, della nostra storia, del nostro modo di fare. Mi dite, ma quelli erano giudei? Beh, noi siamo italiani. Adesso ci sono i giudei italiani, ci sono i giudei delle varie nazioni. È vero, gloria al nome del Signore, ma erano figli di Dio, sì o no? Una notizia così bella, il maestro era morto, era finito? Finito ogni cosa? Non c'era più?
Poteva Dio morire? Poteva Dio morire? Quanti nemici della croce hanno detto: allora siete rimasti per un certo tempo senza Dio. Non siamo mai rimasti senza Dio. Il giorno che l'universo sarebbe senza Dio, crollerebbe tutto l'universo, non soltanto il pianeta Terra, tutto l'universo crollerebbe. Perché? Perché Dio sostiene l'universo. Questo grande Dio di cui non possiamo dire oltre perché non siamo in grado di poterlo fare. Gloria al nome del Signore. Amen. Siete tardi di cuore, siete duri di cuore e tardi nel comprendere. Avete un modo di... che voi non vi siete creduti l'uno con l'altro. Il Signore li rimprovera e li rimprovera proprio per questo. Non ha gradito tutto questo. E che cosa faranno questi undici? Cosa faranno? Dovranno dire sicuramente: non c'è scritto Signore perdonaci. Quante volte dici Signore perdonami? Non te lo dici solo tu, lo diciamo tutti quanti. Siamo sempre manchevoli, volenti o nolenti, siamo sempre manchevoli. Ci riconosciamo tale, sì o no? O ci sono perfetti in mezzo di voi? C'è qualche perfetto? C'è qualche perfetto? Io conosco qualche cognome di qualche fratello che si chiama Perfetto. Non credo che ci siano, ci stanno i perfetti come cognome anche altrove, ma credo che ci riconosciamo che siamo persone umane, soggetti a sbagliare. Ma la notizia più bella è che Dio è perdonatore, Dio è amore. Egli è il Signore! Gesù è il Signore! Gesù è il Signore! E non ce ne sarà un altro Signore per noi, solo Gesù, soltanto Gesù. Devo correggere questa frase per non dare adito a far comprendere qualche altra cosa di cui mi dissocio. Soltanto Gesù Cristo è il Signore. Amen. Gloria, gloria a Dio. Ebbene, dopo averli rimproverati, però non li picchia il Signore. Lui ha il guanto di ferro ma la mano di velluto. È vero? Deve richiamarli. E Dio riprende e castiga coloro che li ama. È biblico. Se non c'è la correzione non c'è nemmeno l'amore. L'amore si esercita con la correzione. Quando si lascia perdere, si lascia correre, e molti credono che quello è amore, quello non è amore. Quello è debolezza, non è amore. Il Signore prima li riprende, il Signore li riprende energicamente e poi comanda loro cose bellissime e annuncia loro cose bellissime. Ormai dice: credete che sono risuscitato? Lo credete? Come no? Quanti passaggi biblici abbiamo circa la resurrezione di Gesù? Qui è soltanto, sono citati pochi casi. Troviamo proprio quando Pietro, uno dei più bei passi biblici è questo, che dopo che Gesù ha dato la sua vita, ancora Pietro ritorna al suo mestiere per un po' di tempo, faceva il pescatore, vero, insieme agli altri, e si mette a pescare per guadagnare qualcosa, per tirare fuori qualche cosa dal mare per venderlo e sbarcare un poco il lunario. E a un certo punto qualcuno gli dice: il Signore, lui è nudo, si butta nell'acqua. E poi sappiamo, il Signore gli aspetta con del pesce arrostito. Poi si prende Pietro sotto le braccia. E Giovanni sta dietro e se ne va avanti e dice: Pietro, lo deve riprendere. Lo deve correggere. Pietro, mi ami tu più di costoro? Tre volte, vero? Sì, Signore. Io... Pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore. Tre volte. E la terza volta Pietro si ricorda che lui tre volte ha detto: io non lo conosco. L'aveva detto, vero? Nella debolezza della carne, nel pericolo che poteva correre. Tre volte ha detto tutto questo. È bello parlare della risurrezione di Gesù, vero? È bello anche parlare della morte di Gesù, sì o no? Non si parla della morte e di una morte e basta. Il bello di quella morte è perché c'è stata la risurrezione, sì o no? Perché lui risuscitò. Se fosse rimasto nella tomba, ho detto tante volte, non sarebbe servito a niente e a nessuno. Ma egli risuscitò, vogliamo dire a voce alta? Risuscito. E quella mattina non suonarono nessuna campana, ma suonarono i cuori. E non di mattina, quando si è presentato, si è fatto conoscere, è andato con loro e poi ha dato loro
dei comandamenti ministeriali che sono state trasferite a tutti i fedeli e soprattutto ai discepoli, ai futuri discepoli. Qualcuno dice, ma è stato dato solo a loro? E beh, Gesù dice, andate per tutto il mondo, mica potevano andare loro per tutto il mondo, scusatemi. Hanno toccato tanti posti di quel mondo conosciuto di allora, ma questa parola non poteva essere limitata a soltanto agli 11 e poi ai 120, perché poi sono diventati 3.120, e poi sono diventati 5.120, e poi sono diventati, e oggi quanti ne sono? Le statistiche non le date retta. No, tutto il rispetto per le statistiche le possono fare per le cose della vita politica, ma non spiritualmente. Perché nessuno può sapere se una persona è realmente credente o meno, solo il Signore lo sa. Perché le cose intime del cuore non sono dati che possono essere promulgati. Però sappiamo una cosa, che i carri del Signore sono migliaia di migliaia. Vi va bene questa spiegazione? Vogliamo dirlo insieme, i carri del Signore sono migliaia di migliaia. Gloria al Signore. E l'importante è che su uno di questi carri ci sei anche tu. Ci siamo su questo carro glorioso, meraviglioso, alleluia! Il cui capo condottiero si chiama? Gesù Cristo, il... Ricordatevi, il Signore, Domini. Gloria a Dio, dal latino, vero? Ebbene, andate per tutto il mondo. Quindi il Signore stette con loro, parlò loro, poi disse loro, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Ma io devo dire, era implicito ed è implicito che prima di predicare l'Evangelo bisogna praticare l'Evangelo, sì o no? Oggi molti dicono che evangelizzano. Se evangelizzare si intende soltanto parlare di Gesù, non credo che sia questo il termine esatto, perché ho fatto tante esperienze nella mia vita, a volte racconto di me perché non posso raccontare degli altri. Se prima tu non sei un vero cristiano, non hai fatto una concreta esperienza, come pensi di poter parlare e convincere gli altri? Nella mia giovinezza, figlio dell'ultima guerra, a 16 anni cercavo di fare tanti mestieri, cercavo di guadagnare un soldino, ero a scuola, avevo bisogno di un paio di pantaloni, avevo bisogno di qualche cosa che all'epoca era molto difficile avere, non era facile, oggi invece, oggi sono le firme, allora non esistevano neanche le firme, è il mio periodo, la mia giovinezza, qui parecchi magari ci saranno quelli che si avvicinano alla mia età, quelli che hanno qualcosa in più, quelli che hanno qualcosa in meno, era difficile, ho cercato di vendere le prime penne stilografiche, la Biro, quando uscì la Biro, la penna a inchiostro rigido, non scriveva per niente. Non ebbi molto successo come rappresentante di penne. Ho fatto il rappresentante di carta igienica quando la gente non lo comprava. Poi si sarebbero arricchiti i rappresentanti di carta igienica. Ma io l'ho fatto quando la gente non comprava la carta igienica, usava i quotidiani che non venivano venduti. Ma una volta ho venduto un aspirapolvere che doveva essere aspirapolvere e lucidatrice. Mi aveva convinto che quel apparecchio funzionava, mi metteva una bella biglia pesante, vedevo che si trattava. E una donna, una piccola maestrina di una cittadina della Campania, in Benevento, mi mandò a chiamare. Io voglio comprarlo, però mi faccia il piacere, mi lucidi un momentino il pavimento, mi faccia vedere questo apparecchio. Sudai 7 camicie e alla fine la signorina mi diede un bicchierino di Marsala e disse, mi dispiace, ma questo apparecchio non corrisponde. Io stesso non credete più in quell'apparecchio. E se non ero riuscito a venderlo allora, disse, è meglio che mi tolgo di mezzo perché non lo venderò mai più. Oh, ho detto questo perché cosa? Perché non si può parlare di Gesù Cristo se non l'hai realizzato nel cuore. Non puoi predicare la parola pensando alla tua professionalità, alla tua cultura, parlare di questo Cristo, metterci insieme tutta la filosofia e poi mischiarlo con la teologia e poi mischiarlo con la liturgia e poi mischiarlo con la politica e poi mischiarlo. Non si può mischiare con niente, Cristo Gesù è il Signore. Lo devi fare con un cuore che l'ha realizzato. Se non lo conosci, non lo puoi presentare agli altri. Lo conoscete?
Come avete fatto a conoscerlo? Come avete fatto a conoscerlo? Da parecchio tempo che non la alzo, qualcuno si indopperà un'altra volta. Sì, sì, c'è qualche predicatore nostrano che si intoppa quando io alzo la Bibbia. Dice che non la devo mettere in alto. Dove mettere? Sotto lo scaffale? È questo che mi ha rivelato Gesù Cristo. L'ha rivelato anche a voi, sì o no? E continua a rivelarmelo ogni giorno. E questa parola è quella che arriva nel mio cuore, arriverà al vostro cuore. Sia benedetto il nome del Signore. Questo è importante. Come fai a predicare Cristo se non l'hai realizzato? E allora quelli che hanno conosciuto Cristo è dato il mandato non è dato dall'uomo, è dato dal Signore, i mandati sono teocratici, voglio usare anche un termine teologico. Andate per tutto il mondo. Non vi si chiede che se siete qui dovete andare a farlo a 1000 chilometri, se il Signore vi manda per un ministero è diverso. Ma Gesù hanno bisogno di conoscerlo tutti. Abbiamo tante persone intorno di noi che pensano di stare a posto, sono peccatori e peccatrici. Gente con cui parlate, sembrano brave persone, e poi sono quelle che vi pugnalano alle spalle, sono pronte a parlare contro di voi, sono pronte a fare tutte le cose che voi neanche immaginate. Perché lo fanno? Perché non hanno Gesù nel cuore. Quando Gesù viene a abitare nel cuore, cambia ogni cosa. Lo so, a volte ci sono momenti di afflizione, abbiamo fatto degli errori passati, momenti di turbamento, momenti di indecisione, è il momento di aggrapparsi solo al Signore. Io vi dico che l'ho fatto più di una volta. Ho detto più di una volta, non voglio essere impreciso. Forse più di una volta, qualche volta non l'ho fatto sempre, qualche volta non l'ho fatto e continuo a farlo. Soprattutto quando vedo e vedo che nella realtà mi sento solo perché ciò che sta avvenendo su di me è troppo grosso, mi sembra troppo grosso, che altre volte sembra troppo grosso. È il momento che faccio la mia preghiera chilometrica. Ho detto chilometrica? Non neanche centimetrica. Sapete cosa gli dico al Signore? Aiutami. Aiutami! È lunga? Ma lui non è sordo, lui non ha bisogno di moltitudine di parole, lui ha bisogno della sincerità del tuo cuore. Lui vuole che tu sii sincero perché lui vuole proprio aiutarti. Lui non guarda la tua condizione, la tua situazione, non valuta il tuo stato sociale, non sta a guardare il tuo livello culturale, non guarda il colore della tua pelle, non sta a guardare quello che purtroppo guardano tutti gli altri. Che a guardare gli altri non guardano se stessi. Quando Gesù viene a abitare nel cuore, allora possiamo predicare pubblicamente e possiamo dire insieme all'Apostolo Paolo: io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo. Io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo. Anzi, ne sono orgoglioso dell'Evangelo di Cristo. Gloria al nome del Signore. Devo concludere. Perché il tempo l'ho esaurito, è un tempo stabilito, ma forse quante altre cose potrei dire dal mio cuore, perché le dico dal cuore, qualcuno dice che le dico dalla bocca, escono dalla bocca, ma partono dal cuore, perché questa parola è nel cuore, è nello spirito, amen, e che il Signore ci dia grazia di conservarle anche nella mente, per farne buon uso al momento opportuno, perché la parola di Dio e per tutti i momenti della vita, i momenti di tristezza, i momenti di gioia, i momenti di grande difficoltà e avversità e i momenti di vittoria. Perché alla fine andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo e la vittoria. E questi sono i segni che accompagneranno coloro che hanno creduto. Che bella cosa, la prima cosa, la cosa più bella per me. Cacceranno i demoni nel mio nome. Ah, non bisogna fare nessun corso specifico, ci vuole l'unzione di Gesù Cristo, ci vuole la chiamata, ma c'è anche un'autorità di ogni credente, non posso parlarne, non ne ho tempo, ma se il Signore ci darà grazia ritorneremo su questo argomento, forse chissà, soprattutto fra coloro che ci seguono attraverso l'occhio elettronico della televisione, ci sono quelli che sono
interessati a conoscere di più certe cose che sono nella parola, sono scritte, alleluia, e tante di queste le abbiamo realizzato e ci riteniamo fedeli testimoni, è vero o no? Fedeli testimoni di Gesù Cristo. Non ho sentito l'amen. Gloria al nome del Signore. E allora, quando Gesù ebbe dato loro questi insegnamenti, e fra le altre cose c'è anche la guarigione divina, noi crediamo nella guarigione divina, ci sono i doni dello Spirito Santo, i doni ministeriali, che pozzo meraviglioso di potenza e di preziosità è la parola di Dio. Ai nostri amici, a coloro che sono qui per la prima volta o di là, io posso soltanto dirvi: accostatevi al Signore adesso con sincerità, aprite il vostro cuore, non c'è bisogno che nominate a voce alta tutte le vostre parole, ma ditegli quelle che dovete dirgli. Per sapere perché? Perché Egli è qui. Amen. Egli è lì. Amen. Lui è Dio. Amen. Lui è il Signore. Amen. Ed è alla destra del Padre. Amen. Sotto l'aspetto simbolico, è alla destra del Padre. Amen. Sapete cosa sta facendo? Sta intercedendo per voi, ma sta intercedendo anche per me. Il Signore vi benedica, vogliamo starci in piedi, vogliamo chinare il nostro capo, vogliamo pregare ancora per i nostri amici che sono al di là dell'occhio della televisione, l'occhio elettronico, poi pregheremo per quelli che sono in sala. Gloria al nome del Signore. Vogliamo chinare il nostro capo, vogliamo intercedere insieme nella pari consentimento, senza distrazioni. Padre Santo, Padre Buono, vengo a te nel nome di Gesù per innalzarti, glorificarti, benedirti dal profondo del cuore. Padre, grazie per averci dato Gesù, grazie per il suo sacrificio, grazie per il suo sangue che ci purifica e ci purga da ogni peccato, grazie per la sua risurrezione, grazie perché Egli ritornerà, grazie perché siamo stati fatti figli tuoi accettando il tuo dono d'amore. Benedici coloro che già lo sono, ma ancora di più benedici coloro che lo vogliono diventare, che è semplice quanto neanche si possa immaginare. Molte volte, Padre, gli uomini rendono complicato ciò che tu hai reso semplice. Ancora in questo momento tocca i cuori di coloro che hanno ricevuto la tua parola, fagli sentire la tua presenza, aiuta coloro che hanno bisogno di aiuto e chi non ne ha bisogno, Padre. In ogni cosa ti chiediamo di benedire la vita di ognuno nel nome di Gesù, il benedetto in eterno.